Así se baila el tango, sintiendo en la cara la sangre que sube a cada compás, mientras el brazo, como una serpiente, se enrosca en el talle que se va a quebrar. Así se baila el tango, mezclando el aliento, cerrando los ojos para escuchar mejor, como los violines le cuentan al fuelle por qué desde esa noche Malena no cantó. Così si balla il tango, sentendo nel viso il sangue che sale ad ogni battuta, mentre il braccio, come un serpente, s'avvolge attorno alla cintura, fin quasi a spezzarla. Così si balla il tango, mescolando il respiro, chiudendo gli occhi per ascoltare meglio come i violini raccontano al bandoneon, perché da quella notte Malena non ha più cantato. Stare in abbraccio significa creare una connessione tra i corpi dei ballerini e questa connessione permette la comunicazione. Esistono diversi tipi di abbraccio nel tango, bracci che permettono una distanza tra i corpi dei ballerini in cui il busto dei ballerini non si tocca, fino ad arrivare ad abbracci in cui i busti dei ballerini sono in totale aderenza. La scelta del tipo di abbraccio dipende da molti fattori. Nel tango la coppia si muove come fosse un tutt'uno. Uno dei due, storicamente il ballerino, invita al movimento l'altro componente della coppia, la ballerina. Entrambi si trovano in una situazione di ascolto reciproco. Chi guida, infatti, deve ascoltare la risposta di chi segue, perché anche da questa risposta trarrà informazioni per fare la successiva proposta di movimento. C'è una vera e propria comunicazione all'interno della coppia, una comunicazione che tanto più sarà raffinata, tanto più permetterà di ballare improvvisando sulla musica. Poiché questi tutorial sono rivolti a chi si avvicina al tango, immaginiamo di metterci per la prima volta in coppia, uno di fronte all'altro. Per poter comunicare sarà necessario trovare un punto di contatto, in quanto quella del tango è una comunicazione non visiva come avviene in altri balli, ma corporea. Infatti la ballerina del tango molto spesso balla ad occhi chiusi e gli occhi aperti del ballerino del tango non gli servono per guardare la ballerina, ma per guardare la pista e tenerla sotto controllo. Alla prima lezione quello che generalmente si fa è utilizzare l'abbraccio da studio, che non presenta ancora le caratteristiche del vero e proprio abbraccio di tango, in cui le due braccia hanno una posizione asimmetrica. È un abbraccio simmetrico che permette ai corpi dei ballerini di essere distanziati tra loro. Questo perché per arrivare al vero e proprio abbraccio del tango, in cui la distanza tra i corpi è davvero poca, occorre già aver acquisito una discreta padronanza della postura e del movimento della gamba. Tra i corpi dei ballerini passano molte informazioni. La prima è su quale gamba ho il peso del corpo. Nel primo tutorial avevo già detto che è molto importante ai fini della comunicazione tra i ballerini della coppia scaricare bene il peso del corpo a terra e anche utilizzare bene le articolazioni, in particolare quelle del ginocchio. La comunicazione tra i ballerini avviene nella parte superiore del corpo. Perché la comunicazione funzioni bene, occorre che quello che succede nella parte inferiore del corpo, cioè nelle gambe, nei piedi, si trasmetta alla parte superiore, al busto. Nel momento in cui uno dei due ballerini carica il peso del corpo su una gamba, si produrranno nel suo busto dei micromovimenti che permetteranno all'altro ballerino, attraverso i punti di connessione, cioè i punti di contatto, di decodificare l'informazione, cioè di capire su quale gamba il partner ha il peso del corpo.
Nel cambio del peso, il busto deve essere sì fermo, ma non completamente immobile, altrimenti un'immobilità assoluta impedirebbe all'altro ballerino di capire dove il partner ha il peso del corpo. E sempre per favorire la comunicazione è molto importante che i due ballerini siano rilassati nell'abbraccio del tango, quindi siano rilassate le loro articolazioni e la muscolatura delle spalle, delle braccia, gomiti, polsi e anche dita delle mani, perché ogni forma di rigidità blocca la comunicazione. Uno inizia a ballare il tango e va in una scuola di tango e adotterà l'abbraccio che gli viene insegnato a scuola e gli viene proposto dai propri maestri. Benissimo, quindi inizierà con quel tipo di abbraccio e se si sente comodo proseguirà in quel tipo di abbraccio, dopodiché andrà in milonga e ballerà con ballerini, ballerine che provengono da altre scuole, che hanno altre esperienze, con cui dovrà trovare una specie di accordo perché entrambi possano sentirsi comodi e ballare in modo confortevole. E quindi è possibile che dopo un po' di tempo un ballerino o una ballerina cominci a sperimentare altri tipi di abbraccio per arrivare a sceglierne uno in base a quella che è la propria preferenza personale. Piccola storia, quando io ho iniziato nel 99 a ballare, ho iniziato con un abbraccio stile tango salon, cioè angolato, la mia testa guardava la guancia del ballerino, ognuno dei due era sul proprio asse e per 5 anni ho ballato in questo modo, così mi avevano insegnato. Dopo 5 anni ho avuto una perdita di motivazione, decisi di andare a ballare nelle milonghe a Buenos Aires per ritrovare un po' di motivazione. Mi ero informata e avevo letto che lì si ballava in modo più stretto. Le ballerine ballavano non guardando il viso del ballerino, ma oltre la sua spalla, eccetera, eccetera. Sono andata a ballare nelle milonghe di Buenos Aires, mi divertii moltissimo ballando in questo modo e non ho più avuto il desiderio di cambiarlo. Avevo trovato quello che faceva per me. È un'esperienza personale, nel senso che non è qualcosa che è di trasmissibile agli altri, è solo per spiegare che ho iniziato con un tipo di abbraccio e poi a un certo punto avevo dentro di me un'insoddisfazione che mi ha portato a quest'altro, ma ognuno fa il suo percorso e troverà quello che è meglio per lui. Io personalmente amo moltissimo stare dentro un abbraccio chiuso, cedendo una piccola parte del mio asse al ballerino, chiudendo gli occhi e abbandonandomi. Fondamentalmente si può ballare il tango per il proprio piacere personale o per il piacere degli altri che ci guardano. L'abbraccio più aperto, in cui i corpi dei ballerini sono più distanziati, in cui si possono fare movimenti più grandi con le gambe, spesso è scelto da chi nel tango privilegia il piacere legato al fare e anche ad un aspetto di complessità tecnica del movimento, rispetto a movimenti più semplici che privilegiano una comunicazione più intima tra i corpi. Se io decido di fare uno spettacolo, giustamente, quando salgo sul palcoscenico, non penso al mio piacere personale, ma penso al piacere che attraverso gli occhi posso procurare a chi mi guarda. Ovviamente, più l'abbraccio è largo, più i movimenti sono ampi e sono visibili anche a grande distanza.
danza e sono anche fruibili da chi magari non ha una lettura molto dettagliata del movimento. Mi spiego meglio, se una gamba si alza per aria è immediatamente leggibile come movimento rispetto a un piede che resta sempre a terra. Quindi anche rispetto a un pubblico non tanghero, a chi cioè del tango ha solo un'idea attraverso film o altro, movimenti grandi sicuramente cattureranno meglio l'attenzione. Vi ho raccontato un attimo la mia storia anche come premessa per dire che in questo video parlerò del tipo di abbraccio che io adotto per ballare e che insegno nelle mie lezioni, che è l'abbraccio nello stile milonghero. C'è chi preferisce stare in un abbraccio molto stretto col proprio partner, che permette una completa aderenza tra i busti. Stare in abbraccio in questo modo significa entrare nello spazio di intimità dell'altro corpo. La connessione in questo tipo di abbraccio avviene nella parte superiore del busto, qui dove iniziano le costole. Le braccia, anche se vengono utilizzate, non entrano nella dinamica della marca, cioè non servono per segnalare il movimento, perché la perfetta aderenza del busto è più che sufficiente. Ovviamente questa totale vicinanza dei corpi farà sì che lo spazio tra i piedi sia ridotto, che ha poi come conseguenza che tutta una serie di movimenti e di figure più sceniche, se non addirittura acrobatiche, in questo tipo di abbraccio non si possano fare. Quando si utilizza questo tipo di abbraccio si parla di tango in abbraccio chiuso e tango milonghero. Tutti e due richiedono un abbraccio stretto, la differenza sta nell'asse del corpo. A seconda che nel tango milonghero l'asse venga condiviso tra i ballerini, oppure che ogni ballerino nel tango di abbraccio chiuso mantenga il proprio asse. In entrambi questi due stili i ballerini si trovano in posizione frontale. Ho detto che all'inizio del percorso di studio, nella primissima lezione, quando ci si mette in coppia, non ci si mette subito in un abbraccio chiuso. È meglio adottare un abbraccio da studio che permetta distanza tra i corpi, a cui le due braccia siano collocate in modo simmetrico, perché già la simmetria è una difficoltà in più. Il ruolo di chi guida è quello di segnalare, nel tango si dice marcare, alla ballerina la propria intenzione di movimento, ossia su quale gamba mettere il peso, se muoversi, quanto muoversi, quando terminare il movimento. La prima cosa per chi guida è passare il movimento dai piedi attraverso le gambe al busto e dal busto alle braccia, perché le braccia sono i vettori attraverso cui passa la comunicazione all'altro ballerino. Occorre che le due braccia non abbiano vita propria, cioè non si muovano, perché se io comincio a muovere le braccia in questa direzione si perde completamente l'informazione che proviene dal busto. La ballerina recepirà questi micro movimenti e attraverso i punti di connessione a specchio metterà il peso sulla gamba opposta. Nel momento in cui chi guida indica attraverso uno spostamento in avanti del busto l'intenzione di partire, chi segue muoverà immediatamente la gamba e libererà lo spazio. Thank you.
sinistra della ballerina si appoggerà sulla spalla dell'uomo con leggerezza e senza pesare. Il punto in cui appoggerà dipende dall'altezza reciproca dei ballerini. Se c'è una grande differenza di altezza, la mano si appoggerà sulla spalla destra dell'uomo, altrimenti, se i ballerini sono di altezza pressoché uguale, potrà anche passando dietro al collo, arrivando fino alla spalla sinistra dell'uomo. Il braccio destro dell'uomo circonderà il busto della ballerina, dando alla ballerina la sensazione di essere contenuta. La mano sinistra dell'uomo e la mano destra della donna saranno a contatto stringendosi, senza nessuna forza e nessuna forma di pressione o resistenza. Nell'abbraccio del tango di stile milonghero, l'intenzione di movimento del ballerino e la resistenza opposta dalla ballerina che permette il movimento della gamba avvengono soltanto a livello del busto. Le due mani che sono a contatto non entrano in questa dinamica di comunicazione. La mano sinistra dell'uomo e la mano destra della ballerina si stringeranno leggermente. Anche qui dipende dall'altezza dei ballerini dove si collocherà questa presa di mano. L'importante è che entrambi siano comodi. A mio parere la tecnica è molto importante, ma è al servizio dell'emozione. Abbracciarsi nel tango vuol dire condividere una profonda emozione. Il tango è emozione, il tango è un sentimento. L'abbraccio permette di condividere con un'altra persona tutto questo e costruire un altro sé che va oltre l'individualità dei singoli ballerini e che ci permette, in definitiva, di incarnare la musica del tango. Ciao e buon tango!